alla presidente di Italia Nostra, Bego Giacometti, a cui chiedo scusa anche per prima. No, ma si figuri, Presidente. Prego, Allora, intanto ringrazio le Presidenze delle Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente e i deputati presenti per questa audizione, che per noi è particolarmente importante. Come tutti sanno, la nostra è la prima associazione in Italia per protezione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, e quindi è nostro onere essere molto chiari rispetto a questo decreto legge 77 del 2021, perché presenta per noi diverse criticità che intendiamo presentare, soprattutto attraverso la documentazione più estesa e analitica che invieremo alla Commissione, che è stata prodotta dal nostro ufficio legislativo e da due esperti, in particolare il dottor Ferruccio Ferruzzi, che oggi è presente qui con noi, esperto in materia di organizzazione del Ministero dei Beni Culturali, e l'ingegner Franco Cigliani, esperto di Italia Nostra, ingegnere ambientale. Quindi parliamo di cose concrete, di preoccupazioni concrete. Infatti non possiamo non osservare che il contenuto, di questo decreto è contrario ai principi costituzionali di primazia del paesaggio, del patrimonio culturale su ogni altro interesse pubblico, quali lo sviluppo economico, anche se definito sostenibile, e la produzione di energia, anche se definita alternativa. È contrario all'obiettivo europeo di consumo di suolo zero nel 2050, come è stato già detto. È contrario ai principi di partecipazione civica diffusa previsti dalla normativa europea. È contrario allo stesso regolamento europeo 2021-241 che ha istituito questo recovery fund e che all'articolo 5 dispone che le misure inserite nel piano devono, ripeto, devono osservare il principio di non arrecare danno significativo, quando invece il decreto in esame viola questo principio e mette in pericolo il finanziamento europeo dello stesso PNRR, poiché in base agli articoli 17 e 18 del regolamento, l'Italia dovrà dimostrare che ciascuna misura non va a sostenere un'attività che arreca un danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali elencati nel regolamento 2020-852 sugli interventi sostenibili. Quindi attenzione, attenzione, si ricorda che tra questi sei obiettivi è di particolare rilievo proprio quello della protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, nei riguardi del quale va dimostrato che la misura non nuoce in misura significativa alla buona e che riguarda e va dimostrato che soprattutto ci sono le condizioni per mantenere tutti gli ecosistemi e non nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione. Su questo decreto se questo decreto non subirà modifiche sostanziali, segnerà l'affermazione di quello che per l'ambientalismo industriale è il significato di transizione ecologica, cioè passare da un modello economico territoriale ad alto contenuto occupazionale basato sull'agricoltura di qualità, sul turismo e sulla cultura, a un modello industriale specializzato nella produzione energetica alternativa, non necessariamente funzionale alle esigenze del paese, a basso contenuto occupazionale e ad altissimo rendimento economico per le imprese. Invece un approccio ecologico che metta insieme tutto, umanità, ambiente, industria, agricoltura, cultura e paesaggio, è possibile attraverso la modifica sostanziale di questo decreto ed è quello che chiediamo alle commissioni parlamentari e all'Assemblea della Camera dei Deputati.